Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chandler, bentornati. Mi sono impappinato, ma buona la prima. Bentornati su Crusader Kings 2. Un saluto anche ai ragazzi in Premiere su Twitch che possono godersi questo episodio in anteprima. Episodio registrato il 30 di novembre, quindi seguite anche i miei vlog se volete partecipare alle prossime registrazioni. Che cosa è successo nello scorso episodio? Episodio fondamentale, svolta nella partita, perché Re Sigurd Ring, ormai leggendario, ha fondato veramente lo Svithiod, il regno di Svithiod, ha riformato i vassalli, adesso ha la possibilità addirittura di tenerne altri tre sotto di sé e ha 8 demesne personali. Adesso abbiamo iniziato una campagna di saccheggio, presto inizieremo una campagna di costruzione spinta in tutte le province e dobbiamo trasformare lo Svithiod in un regno forte, stabile. La famiglia reale è già molto grande, Rollo è il nostro erede. L'abbiamo fatto già entrare nei lupi a 18 anni, in questo modo se diventerà re di Svezia sarà già avanzato nella società. E ora abbiamo una missione di fare un loot, me l'ero dimenticato addirittura. E questa è una missione molto facile e di conseguenza mando un po' di loot da questa parte, mentre gli altri mi andanno. È stato votato dal Consiglio di Guerra l'Olanda. E ci possiamo provare. Se l'Olanda fosse, se la Westfalia fosse in guerra contro qualcuno. Sì. E abbiamo siglato anche un patto di non aggressione, non male. Attenzione perché qui abbiamo eserciti che stavamo ancora pagando. Allora, il Consiglio di Guerra dice che abbiamo 5.000 uomini, Parigi è pronta a farsi saccheggiare. Tentiamo prima con la costa olandese, poi vediamo. Abbiamo un nobile che ha commesso un crimine, non me ne frega niente se è un nobile. Gutfried. Abbiamo anche molto prestigio, però. Un nobile in più a corte che mi deve un favore non fa male, scusate. Non fa per niente male, fatemelo vedere, Gutfried. Non è apparso qui. Eccolo. Ah, ma. Vabbè, non, ho sbagliato il nome, ma è questo. Prova il combattimento personale e il resto fa un po' pietà. Vabbè, niente di eccezionale. Prima che mi schiatti il re con il prestigio, andiamo nelle nostre zone, le nostre città a costruire. Le abbiamo qui a nord, esatto. Camp, più fanteria leggera ovunque. Possiamo fare anche gli Auskar, anche la fanteria pesante dove si può. Un bel mix, non basta. Ok, mi dimentico sempre dove ho i territori diretti. Ma non penso di averli fatti tutti, ecco infatti qui ce n'è uno in Danimarca, Aarhus. Anche in questo caso, Auskar. È vero, il nostro re aveva tentato di saccheggiare Parigi, ma poi la cosa era andata male. Quindi possiamo riprovarci? Non è una cattiva idea. Intanto saccheggiamo l'obiettivo dei lupi che i lupi ci hanno dato perché questo ci fa guadagnare leggenda, renown. Nel clan dei lupi potremmo diventare eroi. Anche se non credo che ce la farò. Troppo anziano Sigurd. Ancora un combat skill di 50. Avete visto che combat skill ho postato su Facebook con la Prutenia? Avevo un sovrano della Prutenia che. Perché questi non hanno. Perché sono zeloti, non posso usare gli zeloti con il loot. No, proprio non posso. Sì, invece che posso. Alcuni no, alcuni sì, boh, va a capire. Comunque, 5.600 bastano. Andiamo a Bruges. Bruges. Ah, nella tendina a destra ci sono i miei territori, grazie. Che sciocco che sono. Grazie, ragazzi. Non avevo notato. Ah, costruiamo altri weaponsmith che sono 8.
attimi. E work camp. Allora, il vescovo Sigbert. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo incontrato un vescovo. Potrebbe essere l'inizio della conversione al cristianesimo degli svedesi vichinghi. Ha 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 ha! Imprigiona il vescovo, anche se faremo arrabbiare Pipino. Pipino farà due fatiche, perché il nostro obiettivo è di riformare la religione norrena e di fare le crociate. Quanto godo, ragazzi! La West Francia si sta ribellando, quindi noi andando a saccheggiare Bruges non andiamo a... Insomma, andiamo a creare casino nel casino, quindi cosa c'è di meglio per un vichingo? Cosa c'è di meglio? Ci vuole offrire del denaro? 200 oro ci vuole offrire? In cambio di un favore? Ragazzi, 200 oro è tanta roba. Posso costruirci svariati mercati e fare nuovi Yardon. Vai, dai. Accettiamo, ti devo un favore, ragazzo. E adesso però andiamo a vedere che cosa possiamo immediatamente creare con questo oro. Non lo so, per adesso lo teniamo lì. Tanto non va male, al massimo ci costruisco qualche mercato nelle zone più ricche. Intanto il saccheggio della Norvegia sta andando bene. Così come il saccheggio di Bruges, ok. Abbiamo saccheggiato questa provincia. E il nostro uomo, il Geir Rigifialchi, ci porta un'ascia che ha una strana luce purpurea, scusate, porpora. Emana questa specie di luce e ha un più 2 scritto, ok? Incavato nell'ascia. Beh, ragazzi, I feel stronger. Time to return home. Un sacco di oro e un'ascia più 2 che adesso andiamo immediatamente a vedere. Nella treasury. A proposito di treasury, ecco che cosa facciamo. Dobbiamo costruire i gioielli della corona svedese, non l'abbiamo ancora chiesti. E abbiamo questa ascia più 2 che dà più 2 marziale e più 5 al combattimento. Questa sarà l'ascia leggendaria di Re Sigurd l'Anello. Intrigo. Possiamo commissionare una runa. Allora, abbiamo commissionato una runa con 100 pezzi d'oro. Che cosa ci facciamo? Lascia che parli di me. Lascia che parli dello Jarl Randver, il mio padre. No, lascia che parli di me. La runa dedicata a Sigurd, assolutamente. Gli artigiani che la vanno ad intagliare di che cosa devono parlare? Vabbè, allora, c'è tanto da dire di quest'uomo. La sua saggezza, perché è genius quick o shrewd, perché è geniale. Le rune devono parlare della forza, perché è il tratto strong. Ha pure il tratto strong. Cioè, ah no, perché è Brawny, ha il tratto Brawny, che è, sì, forte anche questo. Il tratto Scholar, quindi la conoscenza, ho la mia immagine ben fatta perché è lussurioso, no, la saggezza. Mi ero posto di scrivere il libro in vecchiaia, è vero, ma non è una missione che mi ero dato. Quindi facciamo la runa e poi se... Ah, poi magari possiamo anche scrivere il libro. Facciamo una cosa, mettiamo Scholarship. Fra un anno iniziamo a scrivere il libro. E allora, il vescovo Sigberto Sandenis si sta lamentando perché le sue condizioni sono cattive. Intanto lo lasciamo marcire qui dentro, poi andiamo un attimo tra i prigionieri. Quale sarebbe? Sigbert? No, dai. Se lo vendo, quanto mi danno? 25. Intanto buttiamo fuori questi altri antipatici che non servono a niente. Qui abbiamo ancora il looter. Qua andiamo a fare loot su... Scendete anche voi da qua. Rollo straining. Anche questo diventa brownie e rospo.
Quindi anche Rollo si è preso il tratto del ruspone. Però si è preso anche il tratto forte, quindi più marziale e più combattimento, non male. Intanto vi mostro la mappa. Allora, un paesano che è accusato di omicidio è portato a corte. Ah, è lo stesso evento che ci è capitato nell'episodio scorso, poco fa, perché su Twitch. Buttiamo nelle prigioni per questo. E abbiamo tratto giusto, vedete, ci mancava questo, no? A Bruges c'è Stadelberg di West Francia Revolt, che è una bellissima figliola. Ok, sto... Oh, the stone is raised. La runa commissionata è terminata e possiamo esaminarla. Questa pietra è stata eretta da Sigurd, figlio della selvatico, per celebrare la sua grande saggezza. Nessun più grande pensatore della sua era, nessuno è stato più grande pensatore della sua era, eccetera, eccetera. Vi ricordo che quest'uomo è riuscito anche a prevedere che la terra è piatta, che la terra è tonda e gira attorno al sole. Va bene. Lasciamo questa pietra per i secoli a venire, che verrà studiata, bla bla bla. Guadagniamo 300 prestigio e avendo la runa per 2 anni abbiamo più pietà, più diplomazia, più general opinion. Praticamente abbiamo tradotto 100 pezzi d'oro con 300 prestigio. In questo modo funziona la runa. Non so se è una cosa eccezionale, però è andata così. Bello l'evento, bello l'evento. Andiamo di nuovo sull'intrigo. E per il libro servono soltanto 50 gold, quindi adesso andiamo a cercare il fabbro, perché voglio creare una corona. Fermi tutti, c'è uno scontro in atto e probabilmente devo stare attento perché è rischioso. L'armata di Beg West Francia Revolt sta per attaccare a Bruges. Siamo più o meno pari come numeri, ma il loro esercito forse è composto prevalentemente da fanteria pesante, il nostro no. Intanto guadagniamo un gap. Tuttavia, nonostante la fanteria pesante, teniamo bene botta e non perdiamo, in realtà. Dobbiamo ritornare a casa nostra. Siamo stati sconfitti. Niente, il sacco di Parigi è sempre più lontano, però niente, un qualcosina siamo riusciti a saccheggiare. Vediamo se possiamo portare i nostri uomini altrove. Apparentemente c'è un fabbro, non un fabbro, scusate, un orafo, che sta attraversando lo Svithiod, è Argimir, l'orafo, appunto. Fortune builder, paranoico, giusto e caritatevole, will not marry, non si vuole sposare, ha un 12 in stewardship, un 10 in learning. Invitiamo la corte e gli possiamo chiedere un set di gioielli impressionante, un bel set per la corona, oppure possiamo dire abbiamo cambiato idea. Allora, quello impressionante è 150 oro, 150. Assolutamente 150. Andiamo a vedere se possiamo migliorare la tecnologia. Cavalleria no. Military organization, questo ci dà più morale, assolutamente, perché no? Infrastrutture. Buono. Devo mettere la pausa per vedere. Siamo a 14 minuti già. Caspita. Abbiamo tantissimo prestigio. Sto aspettando a scrivere il libro perché voglio cambiare il focus in scholarship. E lo posso fare solo tra pochissimi mesi. Abbiamo vinto purtroppo una battaglia contro i sassoni che inizieranno ad odiarci perché li stiamo saccheggiando. Braccio di ferro contro Edla. Probabilmente è più forte di me. Possiamo fissarle insistentemente le tette perché abbiamo il tratto lussurioso. No, si arrabbia. La dobbiamo sfidare a duello. Come? Lei ha un 14, noi abbiamo un 55. Guardate,
sarebbe la perfetta conclusione del regno di Sigurd essere infilzato da una donna che si è offesa dopo che le abbiamo fissato le tette durante una gara di braccio di ferro. Ragazzi, benvenuti nella serie con i vichinghi. E lei ha rifiutato. Vabbè, meglio così. Kikiriki. Tra 1700 uomini, la Silesia mi sembra abbastanza piccola, ma anche abbastanza povera. La East Francia è un casino, è tutto un casino in realtà. Vediamo se abbiamo qualche denaro a nord. È la tristezza fatta persona a nord. Qui ci sono territori della West Francia che sono relativamente ricchi. Geller, per esempio, e relativamente lontani. Stop. Andiamo nelle nostre tribù a potenziare Weaponsmith, ad esempio. Housecarl. Così abbiamo un po' di fanteria pesante in più anche noi, perché altrimenti soltanto fanteria leggera non mi piace. Ok. Allora, è febbraio, possiamo cambiare il focus in scholarship. E adesso che abbiamo 16 in learning, andiamo sull'intrigo e iniziamo a comporre il nostro libro. Di che cosa parlerà questo libro? La complessità della guerra o qualcosa di questo tipo? Come amministrare un reame? Qualcosa di onore di Odino o qualcosa di educational? Allora, vediamo qual è la sua qualità migliore. È la guerra e la diplomazia. Oppure la storia della famiglia. Facciamo qualcosa di dedicato ad Odino. No, non lo faccio militare per un motivo, perché questa cosa mi è capitata con i Pitti. Il mio sovrano aveva fatto un libro militare che si chiamava L'arte della guerra tribale. Poi quando mi sono convertito al feudalesimo, l'arte della guerra tribale è andata a farsi friggere e non serviva più, perché non ero più tribale. E adesso che ci penso, dovrei portare la tribal organization al massimo. Ce la faremo. Togliamo la pausa, andiamo un attimo sui saccheggi in Sassonia. Purtroppo ci attaccano. Oh, è successo qualcosa! Geller è diventata autonoma. Non male, non male, non male, non male. Anche perché è abbastanza grande, abbastanza ricca. Ok. Il... oh no. L'orafo ci ha chiesto che... se mandiamo una spedizione in una provincia vicina, ci sono delle gemme che renderanno il nostro coso una roba bellissima. Sì, ok, però abbiamo dei problemi di soldi. Prendiamo un debito di 100 e adesso abbiamo il morale basso, ma chi se ne frega. Speriamo con i saccheggi di recuperare la svelta. Mi dispiace per la Sassonia che l'ho attaccata, ma era lì in mezzo ai piedi. Ok, Rollo perde learning e aumenta il Marshall. Oh, c'è il rischio che diventi stressato. No, 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 stressato no. Learning ne ha comunque poco. Gli aumentiamo il Marshall, va bene. Ok, intanto vedo che ho una costruzione da fare a Scara. No? Ah! Piccolo problema, non avendo più soldi non possiamo fare le costruzioni neanche se serve soltanto prestigio, perché serve avere un pezzo d'oro che non viene speso per richiamare il lavoratore e lavorare per prestigio. Male. Però intanto vedete che sale, il nostro bilancio va bene. Ok, 50 punti di 50 punti di militare. Allora, una cosa che mi sembra un bug... Qui dice che l'assedio di Nimeghen ha portato 0 soldi in tasca. In realtà ne ha portati 10 perché era a meno 99. Non capirò mai perché c'è questo bug. E qui sembra che ci sia un matrimonio Ulrich promessa a Satrak Dulo, che è il figlio del Khan di Bolgar. È un po' fuori mano, però grazie. Decliniamo.
E Ulrike effettivamente adesso è maggiorenne, ha 17 anni, non è sposata. E se devo dirla tutta, io ho sempre sognato di farla diventare una sorta di cavallo di Troia. No, per un'alleanza. Questa ha 12 anni. Se facciamo un bistrota con Ulrike, matrilineare, no, non accetta manco. Boh. Potrei fare un'altra cosa in realtà: prendere un popolano col tratto genio, sposarlo, farlo matrilineare e farlo diventare Jarl di qualche provincia, così il figlio magari potrebbe diventare tratto genio, sarà sempre della mia famiglia. Ci devo pensare dove piazzare Ulrike, però intanto devo pensare a recuperare il denaro, quindi sono stato molto molto spendaccione, ho speso 250 ducati solo per il set della corona di Svezia. Però ragazzi, una partita di questo tipo è una figata pazzesca, il set della corona di Svezia ci serve tutto. Ok, abbiamo Corona dei Corvi e Spada degli Eroi aggiunto al nostro Treasury. Andiamo a vedere. Siete pronti? Aspettate. Sono già 21 minuti, ragazzi. Io ringrazio chi è rimasto con noi su YouTube e vi do appuntamento al prossimo episodio. Chissà come sarà la spada. Chiaramente chi partecipa alla Premiere lo sa, ma anche voi lo sapete. Andiamola a vedere, sto scherzando. Corona dei Corvi, qualità 3, monte di prestige più 0,70 e migliora l'opinione con i vassalli, le città e le tribù. È un'ottima corona perché qualità 3 è veramente buona e aumenta il prestigio anche dei figli a cui verrà tramandata. È la prima vera e propria corona di Svezia. E la spada degli eroi, in questo caso la spada di Sigurd l'Anello, anche questa aumenta un 30 di prestigio, quindi abbiamo un 1 di prestigio ogni mese gratis. E aumenta le relazioni con i feudali, le città e le tribù. Fisso. Non male, se poi consideriamo che abbiamo anche l'ascia porporea che abbiamo saccheggiato, che aumenta il marziale e il personal skill. Signori, abbiamo un ottimo set, un ottimo set. Quando avremo i soldi servirà anche l'armatura del re, per quando va in battaglia. Non per questo, ma per il prossimo. E vi ringrazio per essere rimasti con me questa volta davvero. E vi do appuntamento al prossimo. Lasciate un bel pollicione in su e se non l'avete fatto, iscrivetevi.